Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, questa sera è una premiere, voi lo sapete, no? Quando io ho un ospite importante di rilievo, faccio una premiere. E niente, domani avremo, come vedete dalla fotografia, Michele Bufalini. E ha accettato il mio invito di venire qua a parlare, diciamo, del nostro PIS. Voi sapete che Michele Bufalini è un giornalista che scrive per la Nazione, scusate, e scrive del Pisa. Bene, ha scritto il libro ufficiale del centenario del Pisa e poi dalla detto stampa del Cus Pisa dal 2013 e nella redazione di Pisa News da agosto 2012. Bene, io faccio questa premier perché, ragazzi, mi raccomando, domani numerosi. Mi raccomando, domani numerosi per fare, io lo sapete, no? Metterò la chat in live e quindi mi farebbe piacere avervi numerosi e con le vostre domande, perché Michele è stato veramente gentile a, diciamo, ad accettare il mio invito e quindi, diciamo, abbiamo la possibilità di vedere insieme a lui la situazione, diciamo, attuale del Pisa Sporting Club. E poi, visto anche che siamo praticamente domani alla vigilia del recupero contro l'Ascoli. Bene ragazzi, io, diciamo così, vi ringrazio perché avete veramente commentato a più non posso il mio video e quindi non posso dirvi altro che grazie tutti, indistintamente tutti, perché poi nominarvi uno a uno sarebbe veramente un'impresa. Quindi io veramente grazie, perché voglio dire, insomma, evidentemente quello che ho detto ha ispirato i vostri sentimenti, insomma, ecco. E niente, poi che dire più, grazie agli ultimi iscritti, che siete veramente tanti, cominciate per me. Insomma, voglio dire, siete tanti, insomma, ecco. Bene, io spero di crescere sempre di più. E questa era una premiere per domani. Quindi, domani, ragazzi, tutti presenti alle 21:30. Volete anche scorrere in sovraimpressione. Quindi, niente, io vi rimando a domani con le vostre domande al giornalista Michele Bufalini. Bene ragazzi, che dire più, ricordatevi una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani.